Buonasera a tutti. Cominciamo a nome delle associazioni che hanno promosso questa giornata di studi, il Centro Culturale Marchigiano della Città Futura, l'associazione Proteo Fare Sapere Marche, do il benvenuto a tutti voi e naturalmente ai relatori, che ringrazio per aver accettato il nostro invito ed essere qui, diciamo, con noi. Ringrazio il Comune di Ancona per il patrocinio e per l'ospitalità che ci ha concesso in questa sala, l'Università Politecnica delle Marche che pure ha dato il patrocinio e l'Associazione Universitaria Gulliver per la collaborazione che, diciamo, ha volentieri accordato a questa nostra giornata. Marx ieri e oggi, nel bicentenario della nascita. 200 anni sono tanti, misurati sulla scala della vita umana. Sono pochi, anzi pochissimi, se si misura sulla scala, diciamo, della storia umana. In ogni caso, la teoria scientifica che da Marx ha preso origine, il marxismo, fornisce tuttora, diciamo, le risposte più convincenti per comprendere i meccanismi di funzionamento e di crisi del sistema di produzione capitalistico. Ed è ancora guida per l'azione dei proletari e degli oppressi in varie parti del mondo. Quindi parliamo di storia ma anche di attualità in questo nostro incontro. Marx, filosofo, economista, storico, studioso, poderoso, diciamo, e rigoroso, e contemporaneamente anche una politicamente attivo, una persona, diciamo, che è intervenuta nelle vicende del suo tempo, un rivoluzionario, un combattente e fondatore del socialismo scientifico e anche iniziatore del Movimento Comunista Internazionale. Questa non è la prima iniziativa che facciamo in Ancona, che si fa in Ancona sul 200° di Marx. Alcuni di noi hanno anche partecipato nella primavera scorsa, forse ricordano la conferenza tenuta da Domenico Lo Sordo, che tra l'altro era già sofferente per il male inesorabile che poi lo avrebbe, diciamo, portato alla fine della sua vita, un grave colpo, diciamo, anche per la cultura italiana, internazionale e anche per le nostre Marche. Lui era presidente, è stato a lungo presidente del Centro Culturale Marchigiano della Città Futura, e noi abbiamo voluto come Città Futura proprio, diciamo, riprendere questo discorso dell'ultimo che lui ha tenuto e pubblicarlo con altri interventi di attualità in un opuscolo che poi potete trovare in resto. Il tema era marxismo e comunismo a 200 anni dalla nascita di Marx. E Lo Sordo in questa occasione aveva sostenuto, diciamo, con passione che secondo lui, diciamo, Marx dovrebbe entrare nelle scuole, dovrebbe essere adottato e entrare nell'educazione civica per questa ragione fondamentale, perché è stato il primo, diciamo, che con più forza e vigore ha sostenuto, diciamo, ha fondato la morale sull'unità del genere umano, cioè contro le grandi discriminazioni storiche che hanno caratterizzato la presenza, diciamo, nel cammino dell'umanità, le discriminazioni di sesso, di razza e di classe. La morale, diciamo, è un universale, riguarda tutti gli umani allo stesso modo, oppure
fondamentalmente non è. Ecco, questo era quasi un messaggio, diciamo, che può essere considerato il testamento di Domenico. Quest'anno è uscito anche un film, Il giovane Karl Marx, del regista haitiano Raoul Peck, film a mio parere ben fatto, che potrebbe essere anche fatto vedere nelle scuole come introduzione alla figura di Marx. E il film si ferma per la verità alle soglie della rivoluzione del 1848, quindi diciamo quando Marx ha fatto la sua scelta di vita, no? Di vita militante, di vita rivoluzionaria, appena scritto con Engels il manifesto del Partito Comunista, ma non ha ancora intrapreso lo studio approfondito del capitale, i meccanismi di riproduzione del capitale, a cui dedicherà gran parte del resto della vita, senza peraltro riuscire, diciamo, a portare a termine il piano che lui si era proposto. E in questa giornata noi affrontiamo vari aspetti, diciamo, vari aspetti del pensiero e dell'azione di Marx, con relatori che sono molto competenti, diciamo, ringrazio di nuovo. Gli interventi saranno sui 25 minuti, diciamo, mediamente, in maniera che avremo poi la possibilità anche di uno scambio di opinioni, di domande, di chiarimenti, insomma, di rendere proficua e utile questa giornata. Ora, il primo relatore è Roberto Fineschi. Segnalo di lui due opere importanti. Ripartire da Marx, processo storico d'economia politica nella teoria del capitale, edito dalla Città del Sole, e un nuovo Marx, filologia e interpretazione dopo la nuova edizione storico-critica delle opere, opere Marx engelsiane, cosiddetta Mega 2, che è pubblicato con Carocci, ha partecipato alla realizzazione di un numero monografico su Marx del Ponte e fa parte del comitato scientifico per l'edizione italiana delle opere di Marx ed Engels e ha curato una nuova edizione del primo volume del Capitale. Il titolo del suo intervento è Marx oggi, riflessioni sulla crisi nel capitalismo crepuscolare. E a lui la parola. Si sente? Si sente? Bene, buonasera a tutti. Per prima cosa, come dire, ringrazio gli organizzatori del gradito invito che mi porta ad Ancona. E grazie a tutti i partecipanti, insomma, per aver aderito a questa iniziativa. E io, come veniva accennato, cercherò di affrontare più temi, spero in maniera comprensibile. E prima però di entrare in medias res vorrei, come dire, molto brevemente fare un cenno a quanto veniva introdotto menzionando uno dei titoli dei miei libri, e c'è la nuova edizione storico-critica delle opere di Marx e Engels. Ora, in questo momento Marx, vabbè, se ne parla molto perché è il bicentenario, però prima del bicentenario, negli ultimi anni, era un po' caduto nel dimenticatoio, anche perché pesava e pesa tuttora, diciamo, sull'eredità storica di quest'autore. Insomma, il convitato di pietra è sempre l'Unione Sovietica, che è questo grande progetto storico-politico, almeno questo dipende poi dalle opinioni personali, insomma, finito nella testa di molti suona come l'evidenza che la teoria di Marx era sbagliata, perché nella, come dire, anche in parte della ricezione storico-politica nell'Unione Sovietica, in primo luogo, questa organizzazione sociale veniva presentata come la verifica della teoria di Marx, l'esistenza stessa dell'Unione Sovietica era l'evidenza che Marx aveva ragione, e quindi, diciamo, controfattualmente, finita l'Unione Sovietica, va bene, lo usavate a vostro favore finché stavate in piedi, adesso che siete crollati vi crolla anche la teoria tra le mani. Ma questo è un po' il ragionamento ingenuo che molti fanno.
Quindi, come dire, inevitabilmente con questo tema bisogna un attimo confrontarsi e anche vedere in che misura Marx sia effettivamente un autore nuovo, a dispetto del fatto che della sua opera si sia ormai parlato per più di un secolo e che sia ampiamente conosciuta e dibattuta. Il punto, diciamo, forte della mia, nelle mie ricerche in generale, insomma, come potenziale base di infinite ricerche, è che la nuova edizione critica sta cambiando la base testuale delle opere di Marx ed Engels, cioè molte delle opere che tradizionalmente si sono lette in realtà o non esistono, tra virgolette, cioè non esistono nella forma in cui tradizionalmente le si è pubblicate e studiate, o appunto esistono in forma molto 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 diversa. E per, giusto per fare un paio di esempi, questo riguarda sia le opere giovanili che le opere mature. Sono usciti in questi giorni nuove edizioni di manoscritti del 44 che, alla luce dei risultati filologici, è un testo che non esiste. Questo è paradossale, insomma, un testo così influente della ricezione, di fatto nella modalità in cui è stato pubblicato storicamente, proprio non esiste, è un falso editoriale, cioè è un collage editoriale fatto dagli editori degli anni 20-30 che misero insieme queste note, dando l'apparenza che fosse un testo, ma non era, erano proprio note sparpagliate che sono state montate. Ragionamento simile per l'ideologia tedesca, questa è una cosa che, insomma, tra gli addetti ai lavori si subodorava da una quindicina di anni, però adesso hanno pubblicato il manoscritto, e anche questa come ideologia tedesca proprio non esiste, non è un testo di Marx. Questo non significa che, come dire, che qualcuno ha scritto un falso testo. Il contenuto sono scritti di Marx, ma non esiste l'opera, cioè Marx non ha mai concepito questi scritti come un'opera strutturata. In particolare, il primo capitolo su Feuerbach, che è quello più celeberrimo, quello è proprio un collage. Riazanov negli anni 30, come dire, se conoscete la prefazione a quella critica dell'economia politica, si parla di questo famoso manoscritto lasciato dalla critica rodente, retorica, bla bla. Lui l'aveva trovato, insomma, aveva trovato un pezzo, e allora per trovarlo tutto, un pezzo ce lo mise lui, quindi venne fuori questo testo. Il Capitale è un testo largamente incompiuto, soprattutto il secondo e il terzo libro, è noto che li ha pubblicati Engels, questo non è certo una novità, però hanno pubblicato finalmente manoscritti originali, che sono molti e non sono... Non è che, anche qui di nuovo, non è che non esistono, il punto è che non erano compiuti. Questo, diciamo, al di là delle fisime e da filologi, ha una rilevanza anche più larga, perché per esempio tutti i dibattiti sul terzo libro, che storicamente è stato proprio preso di mira dai nemici di Marx per dimostrare l'incoerenza, l'inconsistenza, la contraddizione tra il primo e il terzo libro, bla bla bla, erano basati su questo testo pubblicato da Engels nel 1894, che effettivamente, se preso come è, cioè come un libro pubblicato, è incoerente, cioè ha dei punti di incoerenza, non è che c'è molto da tirarci intorno. Capite che è una cosa ben diversa se invece si tratta di un manoscritto incompiuto in cui l'autore sta valutando questo o quello, sviluppa più strategie argomentative e quindi a quel punto è un cantiere aperto. Cioè ci sono delle possibilità da seguire, da scartare, insomma è un'opera aperta, ecco, proprio usando queste espressioni, non a caso, insomma. E quindi, come dire, questo per le opere conosciute, ma poi stanno pubblicando anche una varia di estratti, di annotazioni che lui aveva compilava durante i suoi studi, che sono 32 volumi, 32 volumi di annotazioni, poi ne hanno pubblicato una parte, ma sono... cose più straordinarie dagli studi economici, ma poi si è messo a studiare agronomia, matematica, agricoltura, insomma la chimica applicata all'agricoltura. Veramente, insomma, è un grandissimo arsenale che è molto aperto, ecco, insomma, c'è molto da scavare. Scusate. E quindi niente, insomma, questo è il retroterra un po' della mia ricerca, però penso che dovrebbe, come dire, mostrare quanto è fertile questo terreno anche per nuove ricerche, ecco, nuove, non solo nuove perché c'è sempre qualcosa di nuovo da dire, ma nuove anche perché proprio la base testuale è cambiata.
cambiata. Ora, insomma, chiudo questa parentesi e vengo più nello specifico al tema di cui mi sono occupato io. Perché? Perché diciamo Marx, perché Marx oggi è così di fatto comunque presente? Innanzitutto presente dove? Nell'università sempre meno, perché i vecchi maestri, sia per pensionamento che purtroppo per cause naturali, hanno progressivamente lasciato le loro sedi, insomma, e non sono molti i settori in cui di fatto esiste la possibilità concreta di utilizzare, di studiare questo autore. Ma non perché bisogna essere per forza marxisti per studiare Marx, si può studiare anche come classico del pensiero, per dire, un grande classico del pensiero. Perché se ne parla comunque anche se di fatto è assente? Perché di fatto la teoria di Marx è una delle poche che spiega le cose. Questo non significa che è una teoria perfetta, che ha spiegato tutto, che non c'è mistero, che Marx non abbia risolto, praticamente sono sciocchezze neanche degne di essere menzionate, però certi aspetti di fondo della situazione attuale, dello sviluppo del capitalismo contemporaneo, Marx li spiega, cioè ha delle risposte a delle tendenze di lungo termine, quali per esempio? E tra parentesi, la cosa è straordinaria, perché lui queste cose le formula nel 1860 e 70, insomma, e poi un po' nell'80. Quando, come dire, il modo di produzione capitalistico era tutt'altro che dominante nel mondo, era dominante in alcune nazioni, insomma, era ben lungi dall'aver investito, insomma, essersi allargato alla sfera globale. Quali sono queste tendenze di fondo? Una è la più classica, insomma, la globalizzazione, tra virgolette. Nella teoria di Marx c'è una spiegazione perché a lungo termine il modo di produzione capitalistico tende a integrare l'economia mondiale. Ora, chiaramente sarebbe lunghissimo e noioso spiegarlo, però insomma, Marx ha una risposta a questa questione. Altre questioni alle quali Marx ha una risposta, che di fatto qua si sono verificate, per esempio la produttività del lavoro. L'incredibile aumento della produttività del lavoro, Marx dice sì, perché Marx ha una teoria del plusvalore relativo, si chiama, in cui spiega perché costantemente sarà necessario rivoluzionare le condizioni tecniche della produzione, e questo per ridurre sostanzialmente la parte della giornata lavorativa necessaria alla riproduzione della forza lavoro, e quindi questa poi insomma la concorrenza tra le varie capitali attivi. Questa dinamica spinge il sistema a produrre e a incrementare la produttività del lavoro in una maniera esponenziale, ma anche qui di nuovo sfido chiunque a negare che le tendenze di lungo periodo abbiano dato torto a Marx. Ma altre cose ci sono, per esempio, collegata sempre a questa dinamica della produttività del lavoro, c'è la creazione di un esercito industriale di riserva, lo chiamavano, insomma, tradotto in termini più attuali, una disoccupazione di massa, che diciamo, il primo libro del Capitale lui pensa elastica, ma che di fatto nel terzo libro ci sono le note per vedere che nel lunghissimo periodo non è neppure elastica, cioè che tende a estromettere, cioè che è unidirezionale in uscita, estromette sempre più il lavoro vivo dal processo lavorativo. E di fatto è questa la contraddizione di fondo del modo di produzione capitalistica, che da una parte si basa sullo sfruttamento del lavoro e quindi ha bisogno del lavoro vivo da cui estrarre più valore, e dall'altra lo espelle dal sistema produttivo. Questa contraddizione di fondo, secondo me, vengo dopo a questo, perché di fatto è il tema di cui voglio brevemente parlare un po' più in profondità. Altri aspetti per i quali la teoria di Marx ha una spiegazione, sono almeno due importanti. Uno, la crisi. Nella teoria di Marx che esistano crisi è normale, cioè proprio così funziona il modo di produzione capitalistico. Ciclicamente produrrà delle crisi di sovrapproduzione, sovrapproduzione fittizia, sovrapproduzione reale, la dinamica tra sovrapproduzione fittizia e reale, insomma, tutta una cosa. Questo, le teorie mainstream non hanno una spiegazione della crisi, sostanzialmente. Sì, vabbè, per, come dire,
per la crisi frizionale, no? Che cioè, ci sono dei meccanismi che vanno un po' oliati perché la cosa funziona bene, però di fatto non hanno una teoria della conflagrazione di crisi grandi. Tant'è che quando nel 2007-2008 insomma, c'è stata la grossa crisi, io questo lo dico tutte le volte che parlo, io mi ricordo sempre che Giuliano Amato su Rai 2 o Rai 3, chiamato alle 2:30 a spiegare al popolo italiano la crisi, tira fuori la sovrapproduzione di Marx. Io mi ha mandato anche di traverso il brano perché non me l'aspettavo, cioè ci sono rimasto, ma come? Cioè, all'università non l'ho insegnata, l'università dice che è il più grosso coglione del mondo. E togliete le carte nel quale si spiega e poi te al popolo italiano mi dici che è la sovrapproduzione. Alla fine, come dire, la grande capacità interpretativa di questo autore è dimostrato di fatto dalla necessità stessa dei suoi nemici, tra virgolette, di ritirarlo fuori in certe situazioni in cui le loro teorie non hanno spiegazioni, o hanno spiegazioni altamente improbabili, che presentano una casistica che di fatto non è quella che poi implicitamente si riscontra. L'altra cosa che Marx spiega è il conflitto. Allora, negare che nella società contemporanea, cioè nella configurazione contemporanea, nel modo di funzionare capitalistico, non ci sia il conflitto, cioè che non ci sia una conflittualità sociale, è veramente negare l'evidenza, o negare che, come dire, la dinamica sociale novecentesca, ottocentesca, ma storica in generale, non abbia conflittualità, è veramente negare l'evidenza. Marx gli dice che certo c'è il conflitto, perché cioè, lui ha una teoria delle classi che hanno interessi contrapposti e quindi per lui non fa nessun problema che ci sia, cioè non fa nessun problema teorico che ci sia il conflitto. È una teoria che lo prevede questo conflitto. Quindi, nei termini generali di lungo termine, è una teoria che proprio ci prende, non solo ci prende, è una delle poche che ci prende, mi permetto di dire. Detto questo, è vero che in certe cose non ci ha preso, ovviamente, c'è anche la parte ovviamente negativa, e dove non ci ha preso, soprattutto nella parte che, ahimè, a molti è quella che più ti interessa particolarmente, cioè nelle previsioni politiche. Lì non ci ha preso quasi per niente, la rivoluzione doveva essere in Inghilterra, la classe operaia inglese doveva essere quella più emancipata, più consapevole di sé, invece è quella più, insomma, se non è stata quantomeno la più radicale, e la rivoluzione è stata da un'altra parte, cioè, come dire, nelle previsioni politiche ci ha preso molto meno. Ma perché? Secondo me perché proprio per l'incompiutezza che menzionavo all'inizio. Cioè lui purtroppo non ce l'ha fatta a finire questa teoria. Lui doveva scrivere 6 libri. Il Capitale era uno di 6. E poi c'era il lavoro svariato, la rendita, di cui un po' ha scritto. E poi c'era Stato, commercio internazionale, il mercato mondiale. E lui non ha scritto niente. E anche di quello che ha scritto del Capitale, come vi ho detto, è largamente incompiuto. Considerate che il manoscritto del terzo libro, del 64-65, ha tutta una parte finale che si intitola Confusione. Lui ce l'ha scritto proprio, Confusione. Evidentemente ci stava lavorando, si stava lui stesso per primo schiarendo, cercando di schiarirsi le idee su queste cose. Quindi, ripeto, non è che voglio fare il santino, perché non ha nessun senso. Però, come dire, uno zoccolo duro di tendenze di fondo che questa teoria inquadra esiste. Perché non ci azzecca politicamente? Secondo me perché non ce l'ha fatta, cioè non è riuscita a sviluppare questa teoria così tanto da includere una cosa è parlare del modo di produzione capitalistico in generale, una cosa è parlare del capitalismo italiano del XXI secolo nel contesto dell'Unione Europea e bla bla bla. Capite? Mancano tanti passaggi. Secondo me la sfida per gli studiosi attuali di Marx è vedere se si riesce a colmarli questi passaggi. E la crisi attuale è il capitalismo crepuscolare, poi questo chiaramente è un tema molto ampio, di cui dirò... Quanto parlate? Stringo. Va bene, stringo. Una delle cose che il modo di produzione capitalistico produce, oltre a tutte queste altre belle tendenze di fondo che menzionavo, è il concetto universale di persona, cioè lo stesso modo di produzione capitalistico che nella teoria della circolazione semplice delle merci
instaura queste figure giuridiche, almeno so, secondo la teoria di Marx, quantomeno, queste figure giuridiche che sono i costituenti del diritto borghese, le persone in particolare. Persona libera, uguale, portatrice di diritti universali, eccetera, eccetera. Prima non esisteva, cioè il modo di rivoluzione capitalistico che lo generalizza, insieme alla generalizzazione dello scambio mercantile, generalizza anche le relative figure istituzionali che questo comporta. E infatti la persona, insomma, i diritti dell'uomo e del cittadino, cioè i nostri codici sono fondati sul concetto di persona, libera, uguale e capace di scambiare contratti. Uno degli aspetti più interessanti dello stato attuale della nostra società italiana e non solo, è che è proprio il concetto di persona che non piace più al modo di produzione capitalistico. Perché adesso, ma cioè in Italia, non c'è, prima gli italiani, perché i tedeschi non sono persone, o i tunisini non sono persone, cioè è un fatto che o si ripresenta ora e si era presentato negli anni 30, che si teorizzi la non personalità di alcuni, cioè che stia bene, che sia anche socialmente percepito come legittimo che alcuni non sono persone. È un tentativo di reintrodurre la schiavitù, di fatto, cioè, o quantomeno una gerarchia di esseri umani in cui il primato non è più basato su, in cui appunto non c'è più un'universalità del concetto di persona, ma c'è un primato, che può essere un primato di nazione, può essere un primato di razza, di religione, cioè un criterio riduttivo dell'universalità. Questo di fatto è quello, cioè una cosa è che esista di fatto la schiavitù, una cosa è che la si teorizzi, cioè che si teorizzi che è legittimo, che si tenti di reintrodurre questo aspetto dopo che era stato cancellato, almeno formalmente, insomma, nei codici. E questo perché? Secondo me è collegato, secondo me questo si riesce a spiegarlo con la teoria di Marx, ed è collegato al concetto dell'aumento della produttività e del fatto che una massa di lavoro viene espulsa dal processo lavorativo, da un lato, e dall'altro dall'automazione. Cioè ci troviamo di fronte a una dinamica per cui, scusate, passo indietro, per essere una persona, cioè per praticare i miei diritti personali, io di fatto devo avere dei presupposti, cioè devo avere dei soldi sostanzialmente, perché nel mondo mercantile i miei formali diritti personali, se io non ho la capacità monetaria di realizzarli, non li realizzo. Questo è chiaramente evidente nella società americana, meno nella nostra, in cui ci sono delle compensazioni, insomma, dove c'è un welfare più forte, però il nocciolo del sistema è questo: la personalità si esplica attraverso la capacità di acquistare, sostanzialmente. Per acquistare devo avere dei soldi, e per avere dei soldi devo avere un lavoro, almeno dovevo una volta. Cioè l'ideologia borghese è quella per cui se io lavoro, io guadagno dei soldi, io attraverso i soldi che ho legittimamente guadagnato pratico la mia personalità. Se non ho soldi è perché sono pigro, cioè il classico, diciamo, l'individualismo borghese tradizionale. Se non ho soldi è perché sono pigro, non ho lavorato e quindi me lo merito. Ora, se il sistema espelle tutto il lavoro e addirittura lo trasforma in un'attività così formale che la fa una macchina, e guardate, questo processo di formalizzazione dell'attività ormai investe anche attività intellettuali una volta considerate troppo sofisticate. Ci sono giornalisti virtuali, avvocati virtuali che fanno la collezione delle leggi, tutti i lavori che prima faceva il praticante, ora li fa un software, il metodo del praticante. E diciamo, per il grado di semplificazione di alcuni corsi universitari, anche il docente virtuale all'orizzonte, uno che ti dice a pappagallo quello che c'è scritto sul PowerPoint, è già praticamente fattibile. Quindi sono tutte persone che possono andare fuori, possono tranquillamente, non sono più necessarie. Allora, se non ce n'è bisogno e queste persone non riescono ad accedere ad un lavoro per le loro qualità, come accedono? E come accedono? Beh, in Italia siamo maestri in tutto il mondo, la raccomandazione, il concorso truccato, la pensione, come dire, tutta una serie di inevitabili, perché questi devono campare in qualche modo, di accesso a un reddito che non passa attraverso la pratica personale, diventa una prassi di massa,
Cioè, c'era televisione, ad esempio, di un museo, non mi ricordo dove, in cui stava aperto 4 ore al giorno e c'erano 18 custodi, non erano 3 stanze. Lì, chiaramente è un modo per, per ridare dei soldi, perché questi poi li spendono in qualche modo, però capite, non c'è più connessione con le capacità, non c'è più connessione con l'effettivo lavoro che uno fa. È una forma di accesso alla persona che non è basata sulla persona, cioè che non è basata sui concetti tradizionali di persona. Io per essere una persona faccio delle cose che negano la personalità. Mi faccio raccomandare, mi faccio dare una pensione, in qualche modo rubo. Ma rubare è la negazione della personalità. E allora capite, dato che è una pratica di massa, finisco, dato che è una pratica di massa, diventa senso comune che sia legittimo in qualche modo, che, come dire, che possa essere giusto trovare criteri restrittivi di universalità. I bianchi, i cristiani, gli italiani, è partito nazionalsocialista tedesco, dei lavoratori tedeschi, era un socialismo non fascista, insomma. E quindi, come dire, l'idea, ma questo veramente lo vediamo nella nostra società adesso, no? L'idea appunto della la lotta al migrante o all'immigrato è basata sull'idea che questa non è una persona. Se fermano me, se fermano uno che non ha i documenti, non ci trattano nello stesso modo. Chiaramente, io sono un cittadino italiano, lui no, a me mi mandano, tipo se io faccio degli schiamazzi, viene la polizia, mi ferma, dopo mezz'ora mi manda via, lui lo arresta, lo mettono in un centro. Questa disparità di trattamento, voglio dire, viene percepita come giusta, perché viene percepita come giusto che, capite, se gli altri lo fanno, di trovare un modo indiretto per diventare persone, perché non lo devo fare io? E allora, perché non lo devo fare io? Diventa, perché non trovare un criterio che il nostro gruppo possa condividere per farlo istituzionalmente? Bianchi, cristiani, appartenente a un certo ciclo sociale, eccetera, eccetera. Questo qua, finisco, questo qua secondo me Max lo spiega, e quindi un altro elemento a favore della sua teoria. Grazie. No, un attimo, perché si può. Dopo, la discussione la facciamo dopo, se no non riusciamo ad andare avanti. Allora, Gennaro Lopez è direttore nazionale di Proteo Fare Sapere. In tempi che sono ormai lontani è stato senatore di Rifondazione Comunista e fece parte anche di una commissione sulle stragi e sugli attentati. Attualmente è presidente dell'Associazione Futura Umanità e ultimamente, quest'anno proprio, è uscito con Editori Riuniti, curato da lui e da Paolo Cioffi, un volume su A 100 anni della rivoluzione d'ottobre, l'URSS e la via italiana e il ripensamento del socialismo. Il titolo del tema è molto suggestivo, anche originale: Marx e il capitalismo digitale. Prego. Buonasera. Le considerazioni che sto per proporvi tentano di rispondere a un paio di domande. La prima domanda è questa: la cosiddetta cassetta degli attrezzi marxiana, cioè l'elaborazione teorica di Marx, offre strumenti adeguati per analizzare la cosiddetta società della conoscenza? Per anni, diciamo, abbiamo usato questa espressione, anche se è un'espressione ormai in declino. La seconda domanda è: è proponibile in questa società e in questo contesto storico un ritorno a Marx, così come i tanti ritorni a Marx che abbiamo vissuto nel corso del Novecento? Vi parla uno che ha vissuto gran parte di quel secolo, diciamo, del secolo scorso. Lascio le risposte in sospeso perché affido a ciascuno di voi, diciamo, la risposta a conclusione della lettura di questi appunti. Io ho trovato molto stimolante, diciamo, una rilettura
di un pezzo famoso di Marx, il cosiddetto frammento sulle macchine, che fa parte di Grundrisse, del Critique der politischen Ökonomie, normalmente definita nota come Grundrisse quest'opera. Quindi siamo negli anni 1857-1858, lì dove Marx immagina una organizzazione produttiva in cui la produzione è affidata alle macchine, mentre al lavoratore è affidato il compito di una supervisione rispetto alle macchine che producono. Afferma testualmente Marx: la potenza produttiva dipende sempre più dallo stato generale della scienza e dal progresso della tecnologia e dall'applicazione di questa scienza alla produzione. Dunque, la natura del sapere racchiuso nelle macchine è un prodotto della evoluzione complessiva della società, della sua intelligenza generale, che appunto Marx definisce tedesco General Intellect. Nel 1936 Walter Benjamin, sulla scia di questa lezione di Marx, affrontando il problema del controllo del sapere e delle relative forme proprietarie, vedrà non più la fabbrica, ma il sapere, la cultura e la comunicazione come riclassificatori dei rapporti sociali. Più che mai oggi, la questione da affrontare è dunque quella di chi possiede, controlla e governa la macchina. Quella macchina che ormai coincide, per usare un'espressione felice di un matematico illustre, Paolo Zellini, che in un libro recentissimo, anzi intitola questo libro, La dittatura del calcolo. È un libro edito da Adelphi, di cui raccomando vivamente la lettura. E cioè siamo in una fase in cui il sapere in sé è diventato la principale forza produttiva, modificando notevolmente la composizione della forza lavorativa nelle economie sviluppate. La messa a profitto del sapere, dunque della cultura, dell'istruzione, della comunicazione, è finalizzata alla produzione del cosiddetto capitale umano. Dunque, se possiamo accedere più, diciamo, parlare del problema della persona, io invito a riflettere su questa definizione di capitale umano come negazione in radice della persona umana, che viene sostituita dall'oggetto capitale. Tutto ciò significa che cambia di segno, ma non viene superato il conflitto capitale-lavoro. Non per caso, grandi aziende come Microsoft o Google si stanno proponendo come leader nel campo della formazione globale, diventando testimoni, gestori, fondatori di centri di alta formazione e anche partner di istituzioni formative. Microsoft è partner del nostro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per un insieme di progetti, come quello denominato per esempio EduConnect, il cui obiettivo dichiarato è, cito testualmente, l'evangelizzazione tecnologica delle scuole. La transizione in corso dalla società industriale alla società che è stata definita informazionale procede già da decenni e porta alla configurazione, ad affermarsi, di un nuovo modello capitalistico. Apple, Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Amazon, eBay, che non per caso qualcuno ha definito come le nuove sette sorelle
del mercato globale dispongono di enormi capitali e sono accomunate da una vocazione monopolistica. Per esempio Google controlla l'88% della pubblicità basata sui motori di ricerca. Facebook possiede il 77% del traffico sui social generato da dispositivi mobili. Amazon controlla il 74% delle vendite online. Sappiamo bene ormai, per esperienza diretta di tutti noi, che quando scambiamo un post in un social network o facciamo una ricerca, una qualsiasi ricerca in rete, produciamo con quell'atto informazioni che vengono catalogate e memorizzate. Per un'impresa che voglia pubblicizzare i propri prodotti o i propri servizi, gli algoritmi che organizzano la lettura delle nostre ricerche, delle ricerche che conduciamo in rete, diventano fondamentali. I dati, la loro estrazione dalla rete, il loro trattamento, la loro mercificazione, diventano sempre più strategici, realizzando la cosiddetta economia dei big data. Tanta parte dei nostri comportamenti quotidiani, appunto, viene così registrata, analizzata, sollecitata e, ahimè, manipolata. Tradotta in prima battuta in risorsa pubblicitaria. La pubblicità fa ormai parte del nostro stesso ambiente di vita ed si è trasformata in una sorta di grande vetrina in cui ciascuno di noi osserva e al tempo stesso viene osservato. Gli spazi per la pubblicità in rete vengono venduti sulla base dei profili degli utenti, cioè di ciascuno di noi, e il tutto avviene grazie ad algoritmi elaborati e gestiti a fini di profitto. Algoritmi che sono in grado di anticipare i nostri desideri, interpretando quanto esprimiamo nelle interazioni online, ma voi capite bene che su questa via anche la produzione dell'opinione pubblica diventa un business, un problema di affare economico, trasformando i media e la rete in fabbriche del consenso, così le ha definite Chomsky recentemente. Pensiamoci. Oggi la forma più pervasiva, ma la meno socialmente percepita, di alienazione è proprio quella prodotta dal potere degli algoritmi. Il modello datacentrico del capitalismo della Silicon Valley tende a convertire ogni aspetto della nostra vita in una merce, in una risorsa redditizia. Se l'esito naturale di tale processo è che tutti possono diventare tracciabili e influenzabili, quindi manipolabili, sorge una domanda spontanea. Il futuro della stessa democrazia può essere lasciato nelle mani di aziende private e dei loro algoritmi? Il capitalismo contemporaneo ha conosciuto e conosce varie definizioni che riflettono una sua realtà, diciamo, proteiforme. La forma industriale, quella finanziaria, quella cognitiva. Non a caso si parla, come nel titolo di questa relazione, di capitalismo digitale, ma anche si parla di capitalismo cognitivo, di capitalismo informazionale, di biocapitalismo, di turbocapitalismo e di finanzcapitalismo, secondo una felicissima definizione di Gallino. E ancora di tecnocapitalismo, di capitalismo delle piattaforme. Qualcuno si è spinto fino alla definizione di post-capitalismo, teorizzando addirittura la fine del capitalismo, nel caso di Rifkin, per esempio.
quasi a riecheggiare la fine della storia fantasticata negli anni 90. Sta di fatto che se il futuro è il web e le fabbriche sono il passato, il capitalismo non muore, ma cambia forma. Il suo imperativo è sempre quello di sfruttare, vendere, realizzare profitto. Informazione e conoscenza, che dovrebbero rappresentare beni comuni, vengono usate, sfruttate indifferentemente come materia prima per la produzione capitalistica di merci materiali e immateriali. Ciò che fa di questo capitalismo qualcosa di assolutamente inedito sta nel fatto che esso non è più soltanto un sistema economico, dunque un mezzo, ma è divenuto una forma, norma di vita, come ha detto Michel Foucault, una biopolitica. La sfuggente identità del capitalismo contemporaneo, testimoniata dalle sue variegate definizioni, non può non riflettersi nel campo dei suoi naturali antagonisti. Di qui le domande che ci prendono e ci angosciano per molti versi. E cioè, quale classe antagonista? Quale proletariato? Quali modificazioni nella composizione di classe? Quale lotta di classe? In ogni caso, parliamo di un capitalismo ambiguo, molto ambiguo, perché tende a nascondere, a dissimulare le molte alienazioni che esso stesso genera con la falsa autonomia del lavoro intellettuale cognitivo e con la cosiddetta autoimprenditorialità. Quante volte abbiamo sentito in questi anni ripetere: ciascuno di noi deve essere o diventare imprenditore di se stesso. Quasi a voler celare la questione proprietaria e il permanente sfruttamento del lavoro dietro una realtà virtuale in cui esisterebbero solo individui e non più classi. Qui ci soffermiamo soprattutto su quella forma di capitalismo che realizza plus valore grazie alla capacità di catturare nella rete linguaggi, saperi, comunicazione, conoscenza. Ma va detto che non esiste una separazione netta tra le diverse tipologie di capitalismo. La world, cosiddetta world factory, cioè la fabbrica globale, mondiale del capitalismo cognitivo, vede la complementarietà tra produzione industriale, produzione di conoscenza e finanza. Guardiamoci intorno. Siamo immersi, letteralmente immersi, in flussi di comunicazione continui e pervasivi. I cellulari, i tablet, gli iPad, gli iPhone hanno reso totalizzante il nostro rapporto con la rete. Viviamo in una compulsione e connessione esistenziale fatta di istanti. Il nostro tempo non ha più né passato né futuro. Tutto entra nella logica della breve durata. Persino sul piano antropologico siamo in presenza di trasformazioni profonde. Anche qui rifacciamoci ad alcune definizioni. Dell'Homo sapiens contemporaneo sono state date definizioni che vanno dall'Homo faber all'Homo economicus, all'Homo consumens, all'Homo technicus, all'Homo cablatus e finalmente, abbandonato il latino, siamo giunti al prosumer, cioè producer più consumer, produttore, consumatore. L'individuo introietta imperativi quali non fermarsi mai, non perdere tempo, non approfondire, a tutto vantaggio del surfing, del copia e incolla e di un sapere superficiale che non è conoscenza. Si coltiva l'illusione di poter sapere tutto e subito. Il prosumer, produttore consumatore,
è chiamato a interpretare la propria esistenza in termini di dover consumare, doversi connettere, dover garantire prestazioni e produttività crescenti. Nel momento in cui le grandi narrazioni e le utopie del passato perdono senso, persino i saperi canonici entrano in crisi, mentre viene posta in primo piano l'acquisizione di competenze, ovviamente funzionali ai modi di produzione e ai rapporti di produzione vigenti. Le conseguenze di tutto ciò sul piano dell'istruzione e della formazione sono evidenti e drammatiche. Si misura proprio qui il livello di egemonia culturale conquistato negli ultimi decenni dall'azione combinata e congiunta sotto la regia del capitale di nuove tecnologie e di neoliberalismo, meglio neoliberismo. Si è perso di vista l'obiettivo di formare cittadini consapevoli e dotati di senso critico. Si è dato sempre più spazio alla formazione, appunto, del prosumer. Ci parla di questo anche l'infelice esperienza della cosiddetta alternanza scuola-lavoro. Pensiamo a un lessico da tempo in uso nella nostra scuola. Quale finalità educativa e formativa si ha in mente quando si adottano termini come portfolio, crediti, debiti, governance, manager, leadership, eccetera? Non a caso, i grandi monopolisti degli algoritmi si sono insediati in grandi strategici della formazione. Le esibizioni di Steve Jobs a Stanford, di Mark Zuckerberg e Jeff Bezos nelle principali università americane hanno aperto la strada a poderosi investimenti economici e a meccanismi di controllo, condizionamento e sfruttamento della ricerca. Molti si erano illusi che la rivoluzione digitale annunciasse l'inizio di una nuova sfolgorante era. Non è mancato chi, a sprezzo del ridicolo, ha parlato di un nuovo rinascimento. I guru della New Economy tuttora riassumono le meraviglie del web in due parole chiave: libertà e ricchezza. Del web viene esaltata la libertà di esprimersi. Non solo, la rete promette ai più capaci o fortunati di trasformare un sito web in ricchezza. Ma dietro tutto questo, dietro lo specchio in cui si riflette la nostra quotidianità di internauti, sta una ben solida realtà. Persino i servizi che appaiono e ci vengono presentati come totalmente gratuiti, un dono della rete, come sentiamo dire, fanno entrare milioni di dollari nelle tasche degli azionisti di società come Google o Facebook. Si aggiunga che vigono meccanismi di sfruttamento della forza lavoro che rendono questa meno tutelata, meno retribuita e persino più alienata rispetto all'operaio fordista. Valgano gli esempi di Amazon o di Uber. I knowledge workers, i lavoratori della conoscenza, che per primi avrebbero dovuto beneficiare delle opportunità della rete, risultano invece i più penalizzati per precarietà e retribuzioni al ribasso. Dietro gli schermi dei nostri smartphone esistono intere legioni di cottimisti digitali. Il potere del capitalismo digitale deriva in gran parte, e vengo alla parte finale, diciamo, di questa comunicazione, in gran parte dal suo supporto tecnologico, la piattaforma, giustamente considerata da alcuni come la versione digitale di quello che fu il panopticon, e cioè la prigione progettata in tempi ormai molto lontani da Jeremy Bentham, nel senso che la piattaforma permette di tracciare ogni dato prodotto da chi è interconnesso e rappresenta dunque il guardiano della prigione, vede ma non è vista. È il soggetto della comunicazione, ma non comunica nulla di sé.
come il detenuto, anche l'internauta viene osservato in ogni momento, ma non sa da chi né perché. L'unico soggetto che ha una visione completa della realtà virtuale in cui opera è appunto la piattaforma, o meglio, il suo proprietario. Se poi pensiamo che ormai non siamo più in presenza di una piattaforma, ma di una pluralità di piattaforme, e qualcuno giustamente ha parlato di synopticon, dove il controllo è esercitato da una pluralità di istituzioni politiche ed economiche con relative piattaforme, ci troviamo nel bel mezzo di quella società del controllo di cui parlava già negli anni '80 Gilles Deleuze. La piattaforma digitale, e qui è un tema attualissimo per noi in Italia, veicola un'idea di politica in apparenza al di là o al di sopra delle parti e si propone come strumento del popolo per il popolo. Si tocca qui il cuore di ciò che è stato definito giustamente Morozov, per esempio, come populismo digitale, che esprime un pensiero semplificato, veloce, stereotipato, ben integrato nel capitalismo contemporaneo e che si candida addirittura a indicare soluzioni per la crisi della democrazia rappresentativa. Ma la democrazia necessita di durata e di lungimiranza, laddove la rete vive di velocità e istantaneità. Torna dunque ad affacciarsi il tema della formazione del cittadino, nei termini imposti dal contesto in cui siamo immersi, un contesto che a mio avviso suggerisce di pensare addirittura ad una nuova pedagogia, quindi ad un nuovo sistema di istruzione e formazione che si dia l'obiettivo di formare l'uomo, come diceva Marx, omnilaterale, outside, diceva. E cioè oggi il cittadino del mondo capace di pensiero critico e soprattutto di un uso critico e consapevole dei nuovi strumenti tecnologici, anche al fine di un'educazione permanente, comunque nell'ottica di uno sviluppo delle capacità umane, tutte come fine a se stesso. E qui appunto torniamo a Marx, il quale ci insegna che quando l'intero processo di produzione si presenta come applicazione tecnologica della scienza, c'è bisogno di una classe lavoratrice, Marx dice, superiore. È una fase in cui la specializzazione cessa, questo lo dice nella miseria della filosofia, la specializzazione cessa e il bisogno di universalità, la tendenza verso lo sviluppo integrale dell'individuo incomincia a farsi sentire. Questa prospettiva richiede tuttavia l'organizzazione di una lotta sul piano politico e su quello culturale, che tenga viva la percezione di altri mondi possibili attraverso l'abolizione dello stato di cose presente. Il nodo da sciogliere sta nella capacità di contrapporre la pressione culturale ed economica dei monopoli, delle piattaforme, dell'algoritmo, una domanda di più autonomia e più libertà. C'è cioè necessità di costruire un controllo sociale dei monopolisti dell'algoritmo. Scuola e università potrebbero fare molto. Il tema della libertà di insegnamento e dell'autonomia di giudizio, che attiene alla missione fondamentale di ogni centro di formazione, non può non essere declinato in termini di acquisizioni critiche che permettano ad ogni individuo, sia esso docente, discente o ricercatore, di assumere una piena cittadinanza consapevole e autonoma rispetto alle potenze di calcolo con cui deve inevitabilmente confrontarsi. Occorre anche agire sulle contraddizioni della rete, che può comunque assolvere al doppio compito di strumento organizzativo, si pensi ad esempio alle esperienze di flash mobs,
e di canale comunicativo, dando voce e mezzi a chi è senza voce e senza mezzi. Internet è già oggi usato per diffondere proposte politiche e denunce che altrimenti sarebbero ignorate, ma resta una realtà ambivalente, dove oppressione e rivolta sono entrambe presenti. Ciò che ancora manca nelle tante esperienze di autoproduzione comunicativa dei movimenti sociali è una critica del modo di produzione che attiene soprattutto alla fabbrica del consenso. La parola d'ordine dei movimenti dell'ultimo decennio, ad esempio quelli che hanno dato vita alle cosiddette primavere arabe, don't hate the media, become the media, cioè non odiare i media, diventa tu stesso media, va ricontestualizzata mirandola alla modifica dei rapporti di forza nella società e andando oltre il carattere effimero del messaggio. Concludo. Wikileaks, Edward Snowden, Anonymous hanno in qualche modo dimostrato che il re è nudo, o meglio, che il re può essere messo a nudo. L'immaginazione di nuove modalità di azione politica può e deve prendere forma anche attraverso la rete, e la rete può certamente diventare uno spazio di organizzazione politica, ma ciò di cui oggi avvertiamo l'assenza è proprio la politica. Una politica capace di ritornare autonoma rispetto all'economia, innanzitutto, per disvelare i rapporti sociali di produzione in un contesto in cui la produzione di contenuti è diventata elemento centrale del capitalismo. La rete potrebbe diventare lo spazio per dare gambe ad una politica di radicale trasformazione, ma ancora molte, troppe forse, sono le domande che ci interrogano e restano senza risposta. La domanda conclusiva che vi pongo è la seguente. È possibile individuare nella classe dei cosiddetti prosumers un soggetto antagonista dell'attuale sistema economico capitalista? Se, cioè il nuovo produttore consumatore, per intenderci. Se la risposta fosse affermativa, potrei anche concludere con un marziano: prosumer, ovvero proletari digitali di tutto il mondo, unitevi e possibilmente lottate. Grazie per questo contributo, effettivamente molto interessante. E con Roberto Giulianelli giochiamo in casa, nel senso, lui è docente all'Università Politecnica delle Marche e lo abbiamo conosciuto in iniziative legate alla crisi industriale, al movimento sindacale, ma lui è un appassionato, diciamo, ricercatore del movimento anarchico, a cui ha dedicato la tesi di laurea, la tesi di dottorato, e ha scritto un libro su Bakunin e la rivoluzione anarchica. E il tema che lui affronterà è un tema proprio che riguarda il movimento anarchico con la Marx e la prima internazionale degli anarchici, quindi il confronto. Sapete che in questa fase il principale antagonista di Marx è stato Bakunin, quindi un confronto sicuramente di alto livello. Quindi la parola a Roberto. Ecco, grazie Ruggero. Saltare da Jeff Bezos a Bakunin, impegnativa, non tanto per me quanto per voi che state ad ascoltare. Prima di passare a quello che è il tema che mi è stato, diciamo, assegnato oggi, che spiegherò molto, molto volentieri, naturalmente una piccola osservazione su quello che diceva Ruggero in apertura, no? Il fatto che assurdo, non mi pare, dicesse che Marx avrebbe insegnato nelle scuole anche da un punto di vista morale e etico. Ecco, questo non so dire se questo potrebbe essere conveniente, potrebbe accadere. Quello che so per esperienza, e questo è davvero drammatico, è che Marx non viene più insegnato neppure nelle facoltà di economia.
e questo è un problema, ma non in quanto Marx, cioè non perché ci sia un qualche sbarramento di ordine ideologico, insomma, magari fosse così, perché se ci fosse uno sbarramento ideologico vorrebbe dire che dietro c'è un pensiero. Il problema non è lo sbarramento ideologico, il problema è che non si fa più storia del pensiero in generale, cioè come non si insegna Marx non si insegna più, se volete paradossalmente, nemmeno Adam Smith. Questo è il problema, non si insegna David Ricardo, non si insegna Joseph Schumpeter, e qui lo dico, ma insomma è una cosa che tra noi docenti della Facoltà di Economia qua ad Ancona ce lo diciamo molto spesso, almeno con alcuni, tra alcuni di noi, la cosa drammatica è che i nostri laureati escono appunto dalla nostra facoltà con una laurea triennale o addirittura specialistica senza sapere pure nulla della storia del pensiero economico, e questo è davvero un problema culturale, no? Prima che politico, prima che accademico, così via. Ma ovviamente questa non è la sede per trattare di una questione così delicata. Andiamo al mio caro Bakunin, insomma, come diceva Ruggero. Io ho accettato l'invito di Ruggero, l'ho fatto alcuni mesi fa con grande piacere, perché mi dava la possibilità di tornare a studi che avevo fatto ormai purtroppo molti anni fa, che poi in realtà ho proseguito, perché il movimento anarchico, soprattutto quello italiano, l'ho studiato per molto tempo, sia corrente, soprattutto la corrente maladestiana, insomma, Luigi Fabbri e così via. Ma questa era l'occasione evidentemente per tornare su un tema, quello del rapporto tra Marx e Bakunin all'interno della Prima Internazionale, che io avevo affrontato in gioventù e su cui appunto ho scritto una cosa estremamente immatura, naturalmente come sempre succede quando uno legge le cose che scrive a 20-25 anni, si vergogna e a volte ha il dubbio, almeno a me succede, di essere stato io a scrivere quelle cose lì, nel senso che forse non ero io, era qualcun altro, e adesso sicuramente posso affrontarlo con più maturità, non so se con risultati migliori, ma insomma con certamente un po' di anni in mezzo che mi hanno permesso, che mi permettono di vedere le cose in maniera un pochino diversa e soprattutto di problematizzare la questione un po' meglio. Ora, la questione è piuttosto nota, dico piuttosto nota naturalmente agli addetti ai lavori, qui immagino ci siano molte persone che non sono addette ai lavori, la riassumo in poche battute, perché in realtà l'obiettivo di questa mia relazione è quello di porre delle questioni, tant'è che chiuderò con un quesito, con una domanda, e la lascerò aperta. La questione è questa: all'interno della Prima Internazionale, alla fine degli anni 60, dell'Ottocento, si comincia a consumare una frattura fra quella che è, diciamo così, la corrente maggioritaria che fa capo al Consiglio Generale, quindi a Marx e ad Engels, e una corrente libertaria che fa capo appunto a Mikhail Bakunin. Questa frattura prende forma nel 1868, quando Bakunin promuove una sorta di organismo, partito politico, difficile dire, insomma, l'Alleanza Nazionale della Democrazia Socialista, chiede, in realtà pretenderebbe che questa alleanza entri all'interno dell'Internazionale, mantenendo però la sua autonomia. Marx e Engels gli dicono evidentemente che questo non è possibile. A questo punto Bakunin china il capo, almeno temporaneamente, accetta di entrare, comunque di far entrare le sezioni che avevano aderito a questa alleanza, e sostanzialmente sottomettendole al Consiglio Generale. Questa prima mossa, diciamo così, di Bakunin è solo l'inizio di un conflitto che poi arriverà a compimento nel 1872. Ci sono tre tappe fondamentali che segnano un po' il consumarsi di questa frattura, che poi diventerà evidentemente insanabile. La prima tappa cade nell'agosto del 1872, in occasione della conferenza di Rimini, quando nasce la Federazione Italiana dell'Internazionale. La Federazione Italiana dell'Internazionale è fatta da libertari, è fatta da anarchici. In buona sostanza è un primo scollamento, è uno scollamento importante, perché lo scollamento riguarda gli italiani in prima istanza, ma riguarda anche le sezioni francesi, soprattutto quelle spagnole e anche quelle soprattutto svizzere, no? Il Giura, che sarà la regione, il cantone della Svizzera, che la regione della Svizzera, diciamo, che secederà, la sezione che prenderà le distanze dal Consiglio Generale. La seconda tappa di questo scollamento nel 1872 è quella più nota, ed è il congresso dell'AIA.
al congresso dell'AIA, siamo all'inizio di settembre, gli anarchici vengono espulsi. E questa sarà l'espulsione definitiva, diciamo che in qualche maniera la prima internazionale, così come era stata concepita all'inizio, evidentemente viene a questo punto a mancare, si disgrega definitivamente. C'è una terza tappa, una settimana più tardi, siamo a metà del settembre del 1872, ed è il congresso di Saint-Imier, siamo sempre in Svizzera, e nasce l'internazionale anarchica. Quindi gli anarchici una settimana prima vengono espulsi dall'internazionale, vengono espulsi dal Consiglio Generale, da Marx ed Engels, e formano una propria internazionale a sé stante. In mezzo, tra 1868 e 1872, ci sono parecchi episodi, parecchie vicende che naturalmente contribuiscono a determinare questa frattura. Ve ne ricordo solo brevemente due, ma proprio come a livello di spot e niente più. Una vicenda ovviamente notissima, arcinota, ed è la Comune di Parigi, no? La Comune di Parigi segna un momento, direi, una sorta di momento di non ritorno, no? Nel rapporto fra la componente socialista tedesca, mettiamola così, dell'internazionale e la componente anarchica, perché l'interpretazione che viene data della Comune di Parigi da Marx ed Engels da una parte e da Bakunin è una interpretazione diametralmente opposta, soprattutto sull'uso dei mezzi per arrivare alla rivoluzione, per arrivare al socialismo. Un'altra tappa molto importante, che cade sempre nel 1871, è la conferenza di Londra. Settembre 1871 è la conferenza organizzata proprio dal Consiglio Generale dell'Internazionale, cioè da Marx e da Engels, in cui viene votata la famosa risoluzione 9, quella che prevede la nascita, diciamo così, di un partito politico, di un partito proletario. E su questo i libertari evidentemente si oppongono in maniera netta, e nei mesi successivi appunto si arriverà alla frattura del 1872 di cui vi dicevo. Ora, questo tema, questo argomento è stato per molto, moltissimo tempo oggetto da parte di un po' tutti, diciamo così, tutti intendo politici naturalmente, osservatori, storici, politologi, oggetto di opposte tifoserie, no? Come interpretare la frattura della prima internazionale? Da una parte c'erano i marxisti che dicevano tutta colpa di Bakunin e dei suoi, perché sono immaturi, no? L'immaturità rivoluzionaria, che il marxismo ha sempre imputato all'anarchismo, sono immaturi, sono idealisti, ovviamente idealisti nel senso deleterio, del termine, con un'accezione pesantemente negativa, sono utopisti. Dall'altra parte gli anarchici, che hanno imputato invece al Consiglio Generale, a Marx in particolar modo, un autoritarismo intollerabile, e sulla base di questo si sono chiamati fuori, in realtà si sono fatti espellere dall'internazionale stessa. Ora, quello che io voglio proporre oggi, spero brevemente evidentemente, è così una riflessione sui modi di leggere questo conflitto, di leggere questo scontro. Modi di leggere questo scontro che non sono originali rispetto alla immensa letteratura che è stata prodotta proprio su questo tema, ma che in qualche maniera hanno l'obiettivo un po' di fare la summa, no? di mettere ordine e cercare di capire quali sono state le lenti attraverso cui questa lotta, questo conflitto tra anarchismo e marxismo si è consumata all'interno dell'internazionale. La prima chiave di lettura che mi sembra interessante, mi sembra di poter proporre, è quella dello scontro di personalità. Cioè, da una parte c'è Marx, diceva prima Ruggero, no? Marx rigoroso, studioso, economista, razionale, pensatore razionale, un organizzato dal punto di vista proprio umano, oltre che dello studioso, diciamo, una persona organizzata e organizzatrice. Dall'altra c'è Bakunin, che è esattamente il contrario. Bakunin è il libertario per antonomasia, in tutti i sensi, esistenzialmente libertario, un bon vivant. Bakunin è uno che scialacqua le proprietà e gli aiuti anche finanziari che gli sono dati dagli amici. Pensate a quello che succede al povero Cafiero, che gli dona la baronata nel 1873, gliela compra, gliela mette a disposizione una villa straordinaria in Svizzera, e Bakunin insomma le fa strame, nel senso che la gestisce in maniera pessima, e poi alla fine la baronata deve essere messa in vendita perché sono non è più amministrabile, diciamo così, non è sostenibile economicamente. Bakunin è anche uno che ha amicizie pericolose, nel senso che amicizie pericolose anche fra quelle autorità che si propone di combattere.
negli anni 60, ma lo si saprà più tardi, scrive e firma una confessione allo zar mentre è nelle prigioni russe, arrestato appunto per la sua attività sediziosa, come si diceva all'epoca, rivoluzionaria, una confessione imbarazzante, insomma, dove dichiara la sua fedeltà allo zarismo e così via, insomma, cosa che ovviamente non fa non è un aspetto, diciamo, particolarmente nobile della sua biografia. Dopodiché ha amicizie pericolose anche all'interno dello stesso movimento rivoluzionario, no? Ad esempio con Sergei Nechayev, questo populista russo con cui i rapporti sono parecchio opachi e che anche in questo caso, insomma, servono a contornare in maniera abbastanza così sfocata, abbastanza ambigua, la figura di Bakunin. Ecco, secondo questa lettura, lo scontro che si produce all'interno dell'Internazionale, lo scontro tra Marx, che ha queste caratteristiche umane di liberamento, e Bakunin, che ha caratteristiche esattamente contrarie. Marx trattava Bakunin inizialmente con una certa sufficienza e tolleranza, cioè diceva in fondo sì, va bene, non concordo, però tutto sommato. Dopodiché la frattura per Marx si consuma proprio nel 1868, insomma, quando Bakunin ambisce a creare una sorta di sottosezione all'interno, autonoma all'interno dell'Internazionale, e lì Marx comincia un attacco duro, frontale, nei confronti di Bakunin e degli anarchici. Dall'altra parte c'è Bakunin, che non è che gli è da meno, quanto a critiche, quanto ad attacchi personali, con una differenza, cioè Bakunin mantiene, questo non perché sia migliore di Marx, questo è semplicemente un dato di fatto, mantiene una stima che gli testimonia anche negli anni successivi all'uscita dall'Internazionale da parte degli anarchici, una stima per le straordinarie capacità di studioso economico di Marx. Cioè gli anarchici in generale, Bakunin in particolare, continueranno a riconoscere a Marx delle capacità di analisi che evidentemente all'interno del movimento anarchico non esistevano. Una seconda, diciamo così, lente, una seconda chiave di interpretazione di questo conflitto, possiamo chiamarla una sorta di, intitolarla così, uno scontro di civiltà. Naturalmente sto scimmiottando Huntington, no? Il noto saggio di Huntington, che ovviamente tratta di tutt'altro, sto evidentemente forzando i termini. Cosa vuol dire scontro di civiltà? Vuol dire che da una parte c'è Marx tedesco. Tedesco che cosa significa? Veniva ricordato prima giustamente da Finischi, Marx quando scrive il Capitale e anche naturalmente le altre sue riflessioni ha davanti agli occhi l'Inghilterra, e direi anche davanti agli occhi la Prussia, no? Cioè i due paesi che nell'Europa della metà circa dell'Ottocento sono l'Inghilterra, senz'altro la Prussia in fase di consolidamento da questo punto di vista, i paesi più avanzati dal punto di vista industriale. La Prussia tra l'altro stava anche procedendo sulla strada dell'unificazione germanica, no? Ecco, questo spinge Marx presumibilmente a fare quella selezione classista, se mi passate l'espressione che è un po' forte, all'interno della sua visione rivoluzionaria, cioè se per Marx la classe naturalmente dominante è il proletariato, perché lui ha in testa il proletariato urbano, il proletariato inglese, ma ancora di più quello tedesco. Bakunin ovviamente no, perché Bakunin è russo e Bakunin pensa alla sua Russia. La Russia, lo sapete, era un paese che rimarrà ancora per molti molti decenni, fino a Stalin, direi, fino alla pianificazione, un paese a trazione fortemente agricola, tra l'altro un'agricoltura estremamente arretrata, un'agricoltura che ancora a metà dell'Ottocento non si era liberata dalla servitù della gleba. Vi ricordo che la servitù della gleba viene cancellata per legge in Russia, ultimo paese europeo, ammesso che consideriamo la Russia un paese europeo, solo nel 1861. Siamo veramente alle soglie della contemporaneità o anche oltre. Ecco, Bakunin ha davanti la Russia contadina, quindi per lui la classe, diciamo così, rivoluzionaria, se si può pensare alla classe rivoluzionaria, è quella lì. Aggiungete che Bakunin negli anni 60 sta per 4 anni, dal 63 al 67 in Italia, e l'avventura, diciamo così, il soggiorno italiano di Bakunin è molto importante, non solo per gli italiani, perché durante questo soggiorno Bakunin crea una sorta di schiera, no? Di militanza, di militanti, a cominciare da Fanelli, no? Che poi in qualche maniera saranno protagonisti, in qualche modo anche della spaccatura all'interno della Prima Internazionale. Ma è utile questo soggiorno allo stesso Bakunin. Bakunin aggiunge ai contadini, attraverso il soggiorno che fa a Napoli e a Firenze, un'altra classe, la classe del sottoproletariato.
Sottoproletariato significa artigiani, significa tutto quel mondo, diciamo, che gravita intorno a una manifattura, quella italiana, centro-meridionale degli anni 60 dell'Ottocento, che è una manifattura molto lontana da diventare moderna. Il take-off industriale, questo insegno ai miei studenti alla facoltà di economia, in Italia comincia proprio nell'ultimo scampolo del XIX secolo, in realtà l'Italia si industrializza in senso moderno soltanto nel Novecento, no? Quindi ancora siamo in una fase di pre-industria, di proto-industria. Ecco, questa diversa afferenza proprio territoriale fa sì che Marx e Bakunin abbiano anche dei riferimenti in termini di classe molto differenti quando poi parlano di rivoluzione. Un'altra possibile lettura è quella dello scontro di tattiche, diverse tattiche. Questa idea che è stata proposta da parecchie interpretazioni su quanto accade all'interno della prima internazionale negli anni 60 e 70 dell'Ottocento parte da questo presupposto. Marx e Bakunin avevano fini, obiettivi rivoluzionari sostanzialmente identici, cioè volevano, miravano a una società socialista uguale e libera, egualitaria e libera. Erano anche molto simili dal punto di vista della strategia. La strategia è quella della rivoluzione popolare, della rivoluzione sociale, ma differiscono quanto a tattica. Da una parte c'è Marx, che pensa che tutto questo possa e debba essere inseguito, perseguito attraverso una fase intermedia, che è la dittatura del proletariato. Dall'altra parte c'è Bakunin, ci sono gli anarchici che dicono niente dittatura del proletariato o di chissà chi altra, la rivoluzione popolare deve andare immediatamente, sostanzialmente, a raggiungere l'obiettivo, e l'obiettivo è il socialismo. A questa lettura, e arrivo alla quarta e ultima, che poi è quella che mi interessa di più e che secondo me è più, come posso dire, problematica, a questa lettura si aggiunge, in qualche maniera si contrappone, la lettura che vuole anarchismo e marxismo produrre uno scontro di obiettivi all'interno della prima internazionale. Ovvero non è vero che i fini di anarchici e marxisti fossero uguali, insomma, non è soltanto una differenza di mezzi, una differenza di tattica. Da una parte c'è Marx, per cui l'obiettivo, o meglio, il nemico da sconfiggere è il capitalismo. E questo giustifica l'indicazione, l'individuazione del proletariato come classe, diciamo così, traino della rivoluzione e giustifica anche la dittatura del proletariato. Dall'altra c'è Bakunin e ci sono gli anarchici, per cui il vero obiettivo da sconfiggere non è il capitalismo è un falso obiettivo. L'obiettivo è il principio di autorità, che poi può prendere varie forme nella storia, compresa quella capitalistica. Il capitalismo è soltanto l'ultima forma che il principio di autorità ha assunto. Se così è, dice Bakunin, e lo dice ad esempio al congresso di Berna della prima internazionale del 1869, bisognerebbe preoccuparsi ad esempio di cancellare un diritto odiosissimo che è il diritto di eredità. Su questo si consumerà una parte importante della frattura fra anarchici e marxisti, che poi, come vi ho detto, arriverà a compimento nel 1872. Marx gli dirà di no, Marx dice ma che ci interessa attraverso il Carus, dirà ma che ci interessa del diritto di eredità, una volta che avremo fatto la dittatura del proletariato, avremo sconfitto il capitalismo, non si parlerà più di eredità, più di niente. Marx dice no, guarda che il problema non è questo, scusate, Bakunin dice il problema non è questo, il problema è l'autorità in sé, l'autorità dello Stato, l'autorità della Chiesa, l'autorità anche del partito, nel momento in cui la rivoluzione dovesse passare per un ruolo determinante di un organismo di questo tipo. E dunque Bakunin non accetta proprio in nome della lotta contro il principio di autorità nessuna fase intermedia, nessuna dittatura, anche se proletaria, perché comunque questa dittatura prefigurerebbe il riverberarsi, il consolidarsi, il ripetersi di una forma di autoritarismo, anche se da parte della classe operaia. Ora io penso che tutte queste chiavi di lettura in qualche maniera contribuiscano a dare il senso di quello che è successo all'interno della prima internazionale in questi anni, a cavallo tra, dicevo, la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Penso però che quest'ultima lettura, quella appunto dello scontro di obiettivi fra marxismo e anarchismo, se preferite fra Marx e Bakunin, sia quella più utile, più interessante, ripeto, la più problematica.
anzitutto perché se la accettiamo, questa chiave di lettura può spiegare in maniera direi coerente perché ad esempio gli anarchici si sollevino in massa nel settembre del 1871 di fronte alla risoluzione 9 votata alla conferenza di Londra, quella che prescrive la nascita di un partito politico, questo per volontà di Marx ed Engels, che dovrebbe in qualche maniera guidare la stessa internazionale, presumibilmente la rivoluzione sociale. Questo spiega anche, lo dico a margine, questo perché qualche mese fa ho ricevuto l'invito da parte di Luca Michelini a stendere un articolo su Carlo Caffiero, il suo compendio del Capitale per il pensiero economico italiano, che sta producendo un fascicolo monografico proprio su Marx, ovviamente, che è tema caro in questo 2018 evidentemente a molti. Ecco, spiega anche perché un uomo come Caffiero, prima emissario di Marx ed Engels in Italia, Marx ed Engels lo mandano in Italia da Londra con il compito di mettere ordine nelle sezioni italiane, soprattutto quella di Napoli e quella di Firenze, che erano sezioni evidentemente già conquistate dal comunismo, perché Caffiero a un certo punto cambi idea. La lettura che è stata data in ambito marxista di questo voltafaccia di Caffiero, penso a Briola, insomma, ma poi anche ad altri evidentemente, è stata una lettura particolarmente forte. Insomma, l'idea è che, per farla breve, Caffiero sia stato plagiato da Bakunin, d'altra parte Caffiero sarebbe molto pazzo, quindi si dice era già matto prima, e quindi in qualche maniera è stato facile per Bakunin convincerlo in altro modo. Ecco, questa lettura mi sembra abbastanza, a parte evidentemente strumentale, abbastanza semplicistica. Caffiero non accetta, rifiuta, e nelle lettere che scrive ad Engels soprattutto, no, per molto tempo, c'è il volume curato da Del Bocche che le riporta fedelmente, spiega ad Engels perché insomma questo autoritarismo che sentiva latente o patente all'interno della prima internazionale per lui non era accettabile, esattamente come non era accettabile da parte di Bakunin. Ora, e concludo, questa ultima chiave di lettura, quello degli scontri, dello scontro di obiettivi fra Marx e Bakunin, richiama a quello che è poi il problema fondamentale nella lettura del rapporto, che non si esaurisce ovviamente con la prima internazionale, ma proseguirà, e voi sapete benissimo, sarà un rapporto dialettico, conflittuale, molto spesso drammatico, addirittura tragico, fra marxismo da una parte e anarchismo dall'altra. Solleva il quesito fondamentale, ed è con questo quesito che vi lascio e non do risposte, e cioè se marxismo e anarchismo siano stati due rami dello stesso albero, per quanto diversi e molto divergenti, oppure due alberi davvero differenti. Grazie.